Buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di viabilità, perché grazie ad una rimodulazione delle risorse del Masterplan Abruzzo la giunta regionale ha approvato una delibera per destinare 56 milioni di euro alle quattro province proprio per la viabilità. Il servizio è di Paolo Renzetti. Abbiamo drenato le risorse facendo un paniere di 56 milioni di euro per le strade provinciali con una logica da gesto istituzionale solidale, una tantum, a favore della viabilità provinciale. Consapevoli, come sempre, che è lo Stato che deve finanziare le province. Io ho battagliato anche con Gentiloni, La Boschi, Del Rio, Luca Lotti, De Vincenti, pretendendo in sede di conferenza dei presidenti e Stato-Regione che tornino coperture finanziarie per quanto riguarda le province. E credo che nella legge di stabilità compariranno 8-900 milioni per la prima volta dopo anni di tristezza finanziaria a favore della vita ordinaria delle province. Questi 56 milioni di euro seguiranno la consistenza dei drammi e dei guai che già sono stati rubricati sulle strade provinciali. 16 milioni alla provincia di Chieti, perché è quella più danneggiata soprattutto con i grandi drammi dell'Alto Vastese. 15 milioni alla provincia di Teramo per i grandi problemi che ha nella Vallata del Fino, 14 milioni in provincia di Pescara per i drammi che ha nella zona della Vallata Vestina e 11 milioni alla provincia dell'Aquila, poiché la provincia dell'Aquila è fortemente servita anche da una idonea rete stradale statale che si ingrandirà. Per esempio, noi stiamo lavorando, avendo messo al primo posto nel nostro dossier l'ulteriore inclusione della strada statale, che deve essere assunta come tale ieri provinciale, che porta a Scanno, per l'altissimo rischio caduta massi che caratterizza la strada che porta a Scanno. Lo stesso lavoro lo faremo sulla Fossa Cesia Lanciano e poi sulla strada della provincia di Teramo che da Silvi porta ad Atri e poi alla SS80. Annuncio in questa sede che noi abbiamo precisato anche le quantità e a che cosa serviranno questi fondi. Non per fare nuove strade, ma per risistemare e mettere in sicurezza quelle che ci sono. In Italia il codice della strada parla di circolazione in sicurezza. Pubblicati dal Ministero della Salute gli indici dei livelli essenziali di emergenza assistenza sanitaria 2015, la migliore regione è la Toscana, inadempiente tutto il sud Italia, tranne la Basilicata. Le criticità maggiori nella copertura vaccinale, screening e assistenza sul territorio. Balzo in avanti per l'Abruzzo, che risulta essere fra le 11 regioni adempienti con un punteggio di 182. Soddisfatto l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. I risultati degli indici LEA di livelli di assistenza della rete ospedaliera regionale, per l'Abruzzo un grande balzo in avanti, assessore Paolucci. Il più alto, il migliore del paese, e che ovviamente sottolinea, essendo anche fonte terza, quella del Ministero della Salute, che l'Abruzzo ha messo in campo una riforma valida, che ha incrementato la qualità della prevenzione oncologica, che ha dato risposte migliori sui tempodipendenti e quindi sulla rete di emergenza urgenza per gli ictus, i trauma o gli infarti, che ha messo in campo una rete territoriale migliore, una risposta ospedaliera sui femori per gli anziani, piuttosto che sul percorso materno-infantile e la riduzione dei tagli alle donne con i parti cesarei, che è stata apprezzata. E sono risultati oggettivi, di fonte terza, non strumentalizzabili, per i quali credo che possa esserci un plauso anche dall'opposizione. Una performance di 19 punti tra le regioni del centro-sud, con la Basilicata, l'Abruzzo è l'unica regione adempiente. È il più alto balzo del paese. Più 19, e siamo l'unica regione tra virgolette del centro-sud insieme alla Basilicata ad essere adempienti, e la seconda tra quelle in piano di rientro appena dopo il Piemonte. Penso che sia un risultato migliore, che ci deve far dire siamo soddisfatti rispetto al percorso attuato, ma anche dire che bisogna fare ancora di più e ancora meglio. Però si può dire oggi che 3 anni hanno dato buoni esiti e buoni risultati. Ora state lavorando anche sul potenziamento della rete urgenza-emergenza per quanto riguarda le aree interne. Sì, abbiamo installato diverse postazioni nelle aree interne, davvero tante, perché poi costa anche molto. Vuol dire che la Regione, nonostante le ristrettezze economiche, ha investito sulle aree interne. Le postazioni di 118 sono dei piccoli pronti soccorso ambulanti, cioè ovvero mobili, che danno nel caso di specie sulla rete di emergenza-urgenza una stabilizzazione
situazione in loco e aver ridotto la vicinanza del 118 di questi pronti soccorso che si muovono al cittadino ha certamente garantito molto e di più le aree interne rispetto alle possibilità di sopravvivenza in ragione delle urgenze che possono verificarsi. A Pescara, blitz questa mattina degli agenti della Polizia Municipale nella zona dell'ex Draga, trovate in condizioni igienico-sanitarie precarie 6 cittadini stranieri. Continua la tolleranza zero da parte del comune di Pescara verso il degrado urbano e soprattutto verso i bivacchi in centro. Questa mattina 6 agenti del GIONA della Polizia Municipale, il gruppo di intervento operativo del nucleo antidegrado, agli ordini del maggiore Danilo Palestini, nel corso di un'operazione iniziata attorno alle 7.30, hanno sgomberato l'area del lungo fiume di Pescara nella zona della ex Draga, al cui interno e in alcuni accampamenti di fortuna, in condizioni di degrado e soprattutto igienico-sanitario precari, sono stati trovati 6 cittadini stranieri, di cui 3 polacchi, 2 rumeni e una 6ª persona in corso di identificazione perché senza documenti. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della squadra volante della questura. Nelle scorse settimane, così come annunciato in una conferenza stampa dal neo assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro, si è dato il via ad una serie di controlli e operazioni di sgombero nelle aree di risulta della stazione, ma anche in altri quartieri della città di Pescara. Noi siamo coerenti e quindi abbiamo detto sin dall'inizio che la tolleranza usata, che verrà usata, sarà pari allo zero. E così stiamo facendo, però abbiamo usato anche un'altra espressione importante, un pugno di ferro in un guanto di velluto. Noi vogliamo che queste persone, se hanno bisogno di aiuto, ecco bene, basta che loro lo dicano, perché noi vogliamo aiutarli. Noi, attraverso anche i servizi sociali, abbiamo le strutture necessarie per poter ricoverare queste persone. Però attraverso le regole del buon vivere. Quindi vogliamo il rispetto delle regole che diano garanzia del decoro urbano e anche della legalità, che è il tetto, l'architrave su cui ogni cosa poggia. Rimaniamo a Pescara adesso perché, come annunciato già nei giorni scorsi, da lunedì è diventato ufficiale il cambio al comando della Compagnia di Pescara, dove dopo 6 anni ha lasciato il maggiore Claudio Scarponi, destinato ad un nuovo incarico presso la Legione Marche, e si è insediato il capitano che vedete nella foto, Antonio Di Mauro, originario di Napoli, 30 anni. Il capitano Di Mauro ha frequentato la scuola militare Nunziatella, l'Accademia Militare di Modena e successivamente la scuola ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza. E dunque auguri di buon lavoro al comandante della Compagnia di Pescara Di Mauro. E a Pescara rimaniamo perché i consiglieri comunali di centrodestra in conferenza stampa hanno denunciato oggi che non ci sono fondi per il parco depurativo che dovrà sorgere proprio nel capoluogo adriatico. Vediamo. L'intervento annunciato ieri sarà l'unico intervento realizzabile, peraltro con fondi che sono fondi del governo nazionale del 2014, quindi su cui non hanno nessun merito né la regione né l'attuale governance di ACA, tantomeno il comune di Pescara. La cosa gravissima è che non si realizza il parco della depurazione, fatto di una serie di interventi, il primo dei quali era una vasca di accumulo all'altezza della Madonnina per contenere le acque meteoriche ed evitare che queste acque, confluendo nel fiume e quindi nel mare, portassero ogni volta all'emanazione di ordinanze di non balneabilità di tratti importanti del mare Adriatico di fronte a Pescara. Cosa ancora più grave, non ci sono minimamente i fondi per realizzare la separazione delle acque bianche e delle acque nere, che è un altro intervento strategico su cui il Consiglio Comunale di Pescara all'unanimità aveva deliberato. Siamo in sintesi di fronte all'ennesima presa in giro da parte della Regione a guida d'Alfonso e da parte del Comune a guida Alessandrini. Una presa in giro nei confronti non dei consiglieri comunali ma di tutti i pescaresi, che hanno creduto che finalmente fossero maturate le condizioni per interventi seri, così come era stato deliberato dal Consiglio Comunale a marzo 2017. A questo punto occorre che Presidente della Regione e Sindaco tornino in Consiglio Comunale a dirci dove andranno a prendere i soldi per realizzare questi interventi che sono prioritari per la vita del fiume Pescara, del mare e della città di Pescara stessa.
Andiamo all'Aquila adesso, perché oggi gli studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza, un corteo vivace e colorato per chiedere alle istituzioni cittadine e provinciali quella sicurezza sull'edilizia scolastica che ancora non c'è. Emblematica la situazione del Cotugno, spezzato in 5 diverse sedi, ospiti di altre scuole con disagi per tutti. Vediamo il servizio. Un corteo bello e colorato, quello degli studenti delle superiori aquilane che stamane sono partiti dal polo scolastico di Colle Sapone per raggiungere poi la villa cittadina. Slogan all'indirizzo delle istituzioni, tutte, nessuna esclusa, per chiedere innanzitutto sicurezza rispetto all'edilizia scolastica, certezze sui tempi e tutela del diritto allo studio. Esuli nella nostra città, lo slogan scelto per manifestare, al ritmo di musica e canti, pacificamente e con molta intelligenza. Una battaglia che però per gli studenti deve essere di tutta la città. La richiesta, che purtroppo è la solita, è quella della sicurezza, è richiesta di trasparenza da parte di tutte le istituzioni, a partire dalla provincia dell'Aquila a seguire con il comune. Il nostro bisogno nasce dal fatto che dopo 8 anni e mezzo dal terremoto ritrovarci in una situazione del genere è inenarrabile, e adesso noi quello che vogliamo richiedere, insomma, nello specifico, è anche sapere le tempistiche per quanto riguarda l'ex Optimus, quando verrà trasferito il convitto nazionale Domenico Cotugno lì. E stiamo aspettando delle risposte. Il messaggio che noi vogliamo mandare alla città è diverso. Noi vogliamo che questa non sia la battaglia delle scuole, ma sia la battaglia di una città. La situazione del liceo e convitto Cotugno resta la più complicata, con un autentico spezzatino effettuato per poter permettere il rientro ad inizio anno scolastico degli studenti. Anche i docenti hanno scelto di appoggiare la protesta degli studenti ed erano presenti a chiusura corteo con uno striscione. Tutti in piazza a rivendicare diritti sacrosanti e un po' di normalità che a 8 anni dal sisma andrebbe ripristinata, ma non a chiacchiere, in sicurezza. È perché noi docenti del Cotugno abbiamo una situazione diversa da quella degli altri docenti di questa città, fermo restando che il problema della sicurezza delle scuole è un problema di tutti e che magari anche i docenti lo sentono, però la nostra situazione è molto diversa, perché noi siamo una scuola dell'Aquila senza scuola, non abbiamo le mura, noi siamo dispersi su 5 sedi diverse che non sono sedi nostre, perché se fossero 5 sedi nostre si sopporterebbe meglio, ma siamo ospiti di altre scuole, creiamo disagi, abbiamo disagi noi e li creiamo agli altri, perché in realtà siamo ospitati da presidi fantastiche, da colleghi fantastici, ma abbiamo grosse difficoltà. Era a Montorio il nuovo cinema Paradiso di Tonino Valeri, il regista teramano scomparso esattamente un anno fa. Nato nel 1934, ha trascorso i primi 10 anni di vita a Montorio, scoprendo la fascinazione del cinematografo nel cinema moderno, l'attuale sala civica di Piazza Orsini. Il comune di Montorio ha deciso di ricordare questo personaggio il 28 e il 29 ottobre con l'iniziativa Omaggio a Valeri, che prevede la proiezione di 2 sue pellicole al Cineteatro Comunale e tutta una serie di iniziative culturali dedicate per il 2018. Vediamo. Qual è il programma di questa 2 giorni dedicata a Tonino Valeri? Beh, è un programma chiaramente iniziale, nel senso che la Proloco ha accolto benevolmente intanto questo omaggio a Tonino Valeri, un impulso partito da cittadini montoriesi che hanno chiaramente sentito la necessità di ricordare un grande regista nato a Montorio Alvomano, che era stato ricordato in altre circostanze nella provincia di Teramo ma mai a Montorio, quindi questa è un'occasione per dare a Cesare quel che è di Cesare. Partiremo sabato 28 con la proiezione del Prezzo del Potere in serata e poi domenica 29 in pomeridiana con I Giorni dell'Ira. Gli interventi dei film saranno anticipati chiaramente da un'analisi critica condotta da Leonardo Persia. E poi nel 2018 ci saranno altre celebrazioni che concluderemo con una sorpresa che non possiamo anticipare perché stiamo aspettando delle risposte istituzionali importanti. È stato un esponente massimo nel suo campo, quello dei spaghetti western, nella regia, quindi è chiaro che per noi diventa importante omaggiarlo e soprattutto ricentralizzarlo a Montorio, perché Tonino Valeri è nato a Montorio, ma soprattutto a Montorio ha cresciuto il suo amore per il cinema.
Infatti lui in un primo periodo che viveva a Montorrio, poi si spostò a Campli, però tornava la domenica dai nonni per trovarli e si scappava al cinema moderno, l'attuale sala civica di Montorrio al Vomano, per infilarsi nella cabina di regia e vedere quello che faceva il professionista. Quindi diciamo che lì è nata il suo amore, riconosciuto da lui stesso direttamente a Pietro Serrani, che sarà uno dei curatori di questi omaggi. E quindi come montoriesi e come amministrazione in questo caso ci piace ricentralizzare la figura di Tonino Valeri, perché è importante secondo me che lui abbia comunque iniziato in certo qual modo il suo amore per il cinema nella cittadina montoriese. Il Parco Nazionale del Gran Sasso interviene nel dibattito sulla cura delle montagne aquilane dopo il recente incendio a Fonte Vetica, che ha scatenato diverse polemiche. Le regole ci sono, spiega il presidente del parco, ma manca la cultura del turismo montano. Le regole ci sono, ma spesso è la cultura del turismo montano a mancare, e chi frequenta le nostre montagne spesso non ha la minima idea di come ci si comporta. Regole anche ferree, che spesso però non vengono rispettate. Il riferimento è anche a quanto accaduto a Fonte Vetica con l'incendio solo poco tempo fa. Piuttosto sarebbe necessario informare, mettere in campo azioni diverse dalla pura e semplice repressione e sanzione. Parola del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra. Le regole, peraltro in termini di assoluta forza e con carattere stringente, ci sono, nel senso che all'interno del perimetro del parco è vietato accendere fuochi, è vietato campeggiare liberamente ed è vietato il semplice transito sul manto erboso. Quindi quelle persone in quel luogo non ci potevano stare e soprattutto in quel luogo non potevano accendere qualsiasi tipo di fuoco. Però abbiamo un problema culturale, cioè chi frequenta la montagna può ancora pensare di recarsi su una prateria che è una prateria di valenza mondiale per farsi le classiche rostelle? Punto interrogativo. Sanzionare è la cosa più semplice, perché in realtà è una risposta immediata che però non toglie il profilo culturale. Dobbiamo lavorare sul profilo di prevenzione e sul profilo culturale. Il problema è anche il controllo del territorio. Prima la forestale agiva come una vera e propria sentinella, poi la fusione con i carabinieri. Purtroppo, rileva il presidente del parco, i carabinieri forestali sono pochi rispetto a quello che è il perimetro del Parco Nazionale. Ci assumiamo, rispetto alla gestione dei comandi stazione, in realtà una spesa di circa 500.000 euro annui, anche per i mezzi e tutte le strutture. Però qual è il problema? Che abbiamo 102 soltanto appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi i Carabinieri Forestali. Per quanto spazio? 150.000 ettari, quindi capiamo di che cosa stiamo parlando. E quindi c'è sicuramente una difficoltà di controllo e di azione del territorio. Testimoniare la vocazione al design e alla bellezza di Mosciano Sant'Angelo attraverso la street art è l'intento di Mariano Monaco, promotore del progetto Arte Pubblica. Alle porte della città del mobile, lo street artist bresciano Diego Finazzi sta realizzando un murales, risultato anche vincitore di un concorso. Vediamo. E abbiamo voluto anche fare questa opera per raccordarci un po' con il paese di Mosciano, che sta lassù, dove si svolge da qualche anno una bellissima manifestazione della street art, e quindi così coinvolgiamo un po' la periferia anche del paese. E, per fare questa opera abbiamo indetto un concorso, Diego Finazzi, che è l'artista che sta realizzando l'opera, se l'è aggiudicato. Lui viene da Brescia, ma è rimasto colpito anche dal tema di questo concorso che avevamo indetto, appunto, che l'opera doveva significare appunto il bello, il design, un oggetto di arredamento, e credo che insomma siamo riusciti ad ottenere veramente un bel lavoro. Dici un po', giusto per farci un po' di conti, quante bombolette all'incirca ci vogliono per realizzare un murales del genere? 80, 100. 10 metri per 10? 10 metri per 10.
Quindi ti auguriamo un buon lavoro e sicuramente i telespettatori vorranno vedere con i loro occhi questa opera d'arte, perché la street art ormai è un'arte riconosciuta a tutti gli effetti, quindi noi invitiamo tutti a Mosciano Sant'Angelo. Bene, vi aspettiamo numerosi. Cercavo un senso è il singolo del cantautore aquilano Simone Cocciglia, finalista al premio internazionale Mia Martini in Calabria. Ambientato sul Gran Sasso, il videoclip è stato ripreso anche dal TGcom. Vediamo. Non poteva andare lontano questa storia d'amore. 12, 13 e 14 ottobre sono i giorni del premio internazionale intitolato alla memoria della grandissima Mia Martini. In Calabria, sul palco, artisti di ogni genere e una finale che parla aquilano. Il cantatore Simone Cocciglia con Cercavo un senso e la giovanissima Antonella Scellini nella sezione Una voce per Mimì. Cercavo un senso è il nuovo singolo di Simone Cocciglia che sarà racchiuso in un CD che uscirà la prossima primavera. Un successo del web per il momento, finito anche sul TGcom. Per me è un onore, ho partecipato a diversi concorsi, però Mia Martini è veramente porta un nome importante, quello di Mia Martini, quindi partecipare ancora più, essere arrivato alla finale, ancora più un onore, e non vedo l'ora di partecipare a questa splendida finale che si terrà il 14 ottobre prossimo. Sì, l'anteprima del video è andata su TGcom, per me è veramente stata un'esperienza bellissima. E potete trovarlo anche su YouTube, adesso è online, quindi disponibile per tutti, e spero che vi piaccia. Conterrà Cercavo un senso, conterrà Pozzanghera, che è un altro inedito uscito l'anno scorso, conterrà Disidratato, che è un altro brano uscito pochi mesi fa. Insomma, è un CD che racchiude è una storia, diciamo, è racchiusa in questo CD una storia, tutte le canzoni sono legate da un filo rosso che le accomuna, e quindi non vedo l'ora di farvelo ascoltare. I primi mesi del 2018. A firmare la regia del video un altro talento aquilano, Francesco Paolucci, con un corpo di ballo tutto aquilano e in mezzo uno spaccato sempre del territorio, le splendide montagne del Gran Sasso. Cercavo un senso, tornando a questo, è piaciuta molto anche la location e il corpo di ballo che è tutto aquilano. Assolutamente sì, ci tenevo e ci tengo a portare alto sempre il nome dell'Aquila in giro per l'Italia. C'è il Gran Sasso che ovviamente fa da location nel videoclip, e ci sono un gruppo di ragazzi fortissimi ballerini aquilani che saluto e ringrazio, perché il loro talento e la loro disponibilità è sempre veramente per me un grande piacere. Apriamo adesso la pagina di sport, partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Ganz Pettinari, Mancuso, Del Sole, questi sono i ballottaggi che Zeman si porta dietro per la trasferta di domani pomeriggio al Tardini di Parma alle ore 15. In difesa fuori causa Bovo, spazio a Code per Rotta, ha convocato anche il baby uruguaiano Elisalde, il servizio di Andrea Costantini. Partenza anticipata questa mattina per il Pescara alla volta di Parma, dove domani al Tardini i biancazzurri di Zeman se la vedranno con l'11 di un pescarese doc quale Roberto D'Aversa. Nel pomeriggio la seduta di rifinitura, come previsto, non fa parte della spedizione ducale Cesare Bovo, fuori causa per una contusione al ginocchio riportata col Cittadella. Restano fuori dalla lista anche Latelat, non ancora pronto per Zeman, Campagnaro e Proietti. Convocazione per il gioiellino uruguaiano Elisalde. Dopo la partitaccia col Cittadella, l'obiettivo di domani è chiaro. Abbiamo fatto una partita che non è nelle nostre corde, che non si deve ripetere assolutamente. Dobbiamo voltare pagina però, contro il Parma sarà una bella trasferta e dobbiamo andare lì per vincere. Sul fronte formazione davanti a Pigliacelli tocca la coppia delle prime giornate, Coda per Rotta. Sulle corsie esterne Balzano minaccia Zampano e Mazzotta, va verso la conferma il centrocampo con Brugman, Canutè e Koulibaly. Palazzi non ha i 90 minuti e potrà essere utile uscendo dalla panchina. Novità potrebbero giungere dall'attacco, con Capone pronto a riprendersi la fascia mancina dopo le ottime prove in Under 19. Ballottaggi per le altre maglie, con alte possibilità per Mancuso e Ganz di strappare una maglia da titolare
titolare a Del Sole e Pettinari. Se così fosse, Zeman stravolgerebbe almeno metà squadra rispetto a domenica scorsa, lui che non ama cambiare tanto, ma il Pescara è ancora una sorta di cantiere, col Boemo che, pur non dicendosi preoccupato perché c'è tempo, non riesce a dare la sua impronta alla squadra. Roberto D'Aversa, finora da allenatore avversario, ha gioito molto poco con il Delfino. Nel 2014 un gol di Melchiori all'ultimo attacco negò al tecnico pescarese la vittoria sui biancazzurri, mentre nella gara di ritorno al Biondi finì 0-1 con gol di Bjarnason. Nel dicembre 2015 altro dispiacere per D'Aversa, il Pescara di Oddo passa nell'impianto frentano per 1-2 al Tardini, 7 precedenti tra le due squadre con 4 vittorie ducali, un pareggio e 2 successi biancazzurri, l'ultimo a gennaio 87 nell'anno della prima promozione di Galeone, 1-2 con le reti di Rebonato e Pagano. L'anno dopo Zeman avrebbe allenato il Parma del Doposacchi, brutta parentesi, appena 7 partite, poi l'esonero. E andiamo adesso in casa Parma, domani la sfida proprio contro i biancazzurri di Zdenek Zeman. Nel pomeriggio conferenza stampa per l'allenatore gialloblu abruzzese Roberto D'Aversa, che ascoltiamo. È un'emozione magari rivedere, rincontrare degli amici, parlo per quanto riguarda la dirigenza, la proprietà, però cioè, è troppo importante la partita, quindi bisogna cercare di fare risultato a prescindere di chi sia come avversario. Visto che hai speso belle parole per Zeman in questi giorni, che era da parte un po' profeta dello stesso sistema di gioco che ha quel Parma in questo momento, come è stato in questi anni magari seguire le sue vicende, c'è stato... Sì, la sua storia dimostra, la sua carriera dimostra di aver fatto sempre dei campionati bellissimi, dove scrive un bel calcio e soprattutto prolifico di tanti gol, ha dimostrato sia con le grandi squadre ma anche con il Pescara all'epoca quando ha vinto il campionato della Serie B e la Serie A, ma anche con il Foggia in passato, quindi sotto quel sistema di gioco penso che sia uno dei migliori. Domani preferesti vedere un altro gol su schema, che sono di quelli che da sempre l'associazione allenatore, o vedere finalmente un attaccante fa gol su azione? Se dovessi scegliere preferirei che si sbloccasse qualche attaccante, però la cosa più importante è che dove dentro la nostra testa, dentro la testa dei ragazzi, è quella di portare a casa un risultato pieno, poi come questo viene poco importa, credo che sia più importante il risultato. Fisicamente in che condizioni è la squadra? Cioè, chi c'è, chi non c'è, diciamo? Per quanto riguarda la situazione generale, la squadra è in buone condizioni, abbiamo stato anche a Palermo che ha finito in crescendo e soprattutto anche quei giocatori che hanno giocato meno come Germone e Mazzocchi. Per quanto riguarda le situazioni specifiche, Germone è convocato perché non ha assorbito per bene un problema al ginocchio e c'è da valutare le condizioni sia di Ceravo che di Scozzarella, che beh, Ceravo sapete la storia, per quanto riguarda Scozzarella anche lui ha preso una botta, un problema, quindi bisogna valutare anche lui. Scendiamo in Serie C adesso perché per il Teramo domani pomeriggio al Bonolis impegno complicato contro il Padova di Pierpaolo Bisoli. Asta dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 stamattina a conferenza stampa pre-gara dell'allenatore biancorosso. Per le ultimissime ascoltiamo dal Bonolis Ania Cantagalli. Teramo in campo qui domani al Bonolis per affrontare il Padova, l'ultima gara di un trittico di partite che ha visto la squadra di Asta affrontare formazioni di vertice, trittico iniziato con la Feralpi e poi proseguito domenica scorsa contro il Bassano. Padova che si è allenato anche a Teramo per provare il sintetico, che dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Guidone e Capello in avanti. Andiamo ad ascoltare le parole di Asta proprio sul prossimo avversario. Squadra esperta, squadra di qualità, squadra anche esperta in certe zone ma anche giovani di valore, perciò un mix giusto. Mi aspetto un Padova come le ho viste nelle ultime gare, che comunque gioca con parecchi attaccanti, due attaccanti, trequartisti, i centrocampisti si inseriscono molto, i terzini si propongono, quindi è una squadra proiettata molto alla fase offensiva. Quindi domani per l'ennesima volta dobbiamo fare una grande gara difensiva e sfruttare al meglio quelle occasioni che ci capiteranno.
Per quanto riguarda invece il Teramo, Asta dovrebbe confermare l'ormai consueto 3-5-2, ci saranno alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista contro il Bassano domenica scorsa. Foggia e Bacio Terracino dovrebbero essere la coppia d'attacco scelta dal tecnico biancorosso, e udite udite, al centrocampo potrebbe anche esserci la conferma di Graziano, però nel ruolo di play a dispetto di Amadio, provato molto spesso in settimana, che sembrava dunque prossimo al rientro. Mentre in difesa Altobelli dovrebbe essere preferito a Sales, ma Asta ha parlato questa mattina di qualche punto in più che avrebbe preferito ovviamente rispetto agli attuali sette del Teramo, fin qui raccimolati appunto dalla squadra biancorossa. Ascoltiamo. Per quello che abbiamo dimostrato in campo dovevano essere, non dico molti di più, sicuramente qualcuno in più, questo no, perché poi le partite le abbiamo fatte, tolto il primo tempo di Pordenone, ma questa è un'acqua passata, lo sappiamo. Però non posso dirvi che insomma un pochino, non dico che mi preoccupa come dicevo prima, però insomma quando giochi bene e non vinci, insomma mi preoccupo, sì, perché giochi bene, fai buone prestazioni e non vinci, e allora forse magari giocare meno bene e portare a casa qualcosa, ma sicuramente forse succederà così anche qualche altra volta. Però non c'è dubbio che dobbiamo pensare che quando proponi 4-5 palle gol, di cui 2-3 clamoroso come a Bassano, tu per tu col portiere, non puoi pensare poi di vincere le partite se non fai gol. E infine, proprio per quanto riguarda gli attaccanti, il tecnico biancorosso si augura che, a fronte delle numerose occasioni avute finora dalla sua squadra, gli stessi attaccanti non entrino in un tunnel che poi sarebbe difficile da superare per quanto riguarda appunto una maggior concretezza sotto porta. Lavoriamo in settimana con i giocatori, con delle esercitazioni mirate, ma a volte purtroppo quando arrivi negli ultimi 20 metri non ci sono grandi esercitazioni, lì c'è la qualità del giocatore, la freddezza, e magari in questo momento cosa mi dispiace se magari gli attaccanti entrano in un tunnel critico anche loro su loro stessi, l'autostima è minore, tanto sbaglio, ecco, questo non deve succedere. Questa era anche la nostra ultima notizia, vi ricordo la terza ed ultima edizione del nostro telegiornale questa sera alle 23. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.